Eccoci partiti per la Quercia Calavale per farci un viaggio nelle capitali dell'est, quindi faremo Croazia con la capitale Zagabria, Serbia capitale Belgrado, poi adesso non mi ricordo esattamente tutte le capitali, comunque Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Albania e poi torniamo su sempre dalla Croazia passando da Dubrovnik. Cerchiamo di vedere un po' l'est prima che si globalizzi anche lui del tutto come tutte le altre capitali, perché ormai andando a Berlino, Parigi, Milano e compagnia bella si stanno praticamente assomigliando un po' tutte, stessi marchi, stesse cose, e tante tipi di etnie e religioni diverse, e per me è un viaggio che volevo fare da tempo e sono molto molto curioso. Ecco Fabrizio che attacca la vignetta. La vignetta per... abbiamo comprato la vignetta prima di entrare nell'autostrada slovena, di un mese, che durerà un mese, perché poi comunque al rientro dovremo ripassare dalla Slovenia, e qua non è come in Italia che si paga al casello, si compra praticamente un bollino che si chiama vignetta, quindi è già prepagato e può girare in tutte le autostrade slovene per un mese. Abbiamo fatto un po' di peripezie stamattina, cambio della bombola che era rotta, quindi ieri ho messo una bombola nuova ed era spanata e quindi praticamente perdeva gas. Allora, onde evitare di non svegliarci più al mattino, visto che dormiamo sopra le bombole e non vorrei crepare durante queste vacanze, sono dovuti andare a cambiare la bombola. Il campeggio era chiuso, però abbiamo trovato un'area sosta qua al lago di Bled, località Bled, che adesso stiamo andando a visitare. Abbiamo trovato un'area sosta che va benissimo, ci siamo attaccati all'energia elettrica e adesso iniziamo la nostra visita. Io per l'occasione di questo viaggio ho portato il mio cappello da testa di Moscovita, giù di lì. Allora, 20 minuti di camminata. No, quello che ho scoperto visitando questo museo qua al castello di Bled è che in tempo romanico esistevano le alci, che poi si sono estinte, quindi hanno trovato, quando hanno fatto qua alcuni lavori, anzi hanno bruciato i campi, le foreste per creare campi per l'agricoltura, hanno trovato un resto di un'alce che è qua esposto, lo scheletro. Tu invece hai scoperto che qua ha vissuto un vescovo, che era anche fotografo, ha inventato la fotografia su vetro, quindi una cosa curiosa che ha incuriosito tutti e due. Ciao. Cosa cucini stasera? Allora, stasera lo chef propone funghi shiitake con pollo e con contorno di broccoletto cavolfiore. E noi mangiamo le ciotole di legno. Buon appetito. Io mangio sempre con i miei bastoncini ormai da tanti tanti anni. Ebbene, buon appetito. Non sono consentite barche a motore, diciamo, con esclusiva solo per le famiglie che vivono a Bled, quindi uno non può prendere licenze. Tutte a remi e spinte a mano da una persona. Allora, siamo ripartiti da Bled e adesso direzione Zagabria. Ok, stiamo entrando in Croazia, quindi abbiamo già passato il controllo sloveno e questo è quello croato.
Se c'è una cosa che mi fa girare i coglioni nei campeggi, mamma netta, che arriva e non c'è l'acqua calda. Cioè, inverno vado col accappatoio, che già fa un freddo alla Madonna perché siamo a dicembre. Arrivo lì, apri, aspetta. Tra l'altro sono quegli interruttori che schiacci, poi ritornano e si spengono. Quindi devi rischiacciare 5-6 volte. Premetto, campeggio 4 stelle. Siamo a Zagabria, la musica è giusta, il cappello anche, tra un po' ballo. Festeggiato a Zagabria senza accorgerci che era mezzanotte. Sì, sei stato in giro classico di Vale, 4 ore in giro e poi ovviamente si vuole sedere quando è mezzanotte, quindi vabbè, questo mi ricorda la famosa corsa degli asinelli famosa. Ecco, ecco, vabbè, lasciamo perdere anche lì, corsa degli asinelli in Culandia, 5 ore in giro, poi mentre passi gli asinelli niente, a mangiare castagne, ok. Adesso facciamo gli spaghetti di zucchine. Facciamo alla matriciana, no, alla matriciana, alla carbonara. Siamo sulle rive di un lago. A 20 minuti da Zagabria, quindi oggi pomeriggio vediamo cosa fare. E ieri sera praticamente c'erano 8 miliardi di bancarelle, giuro. Tutti non c'era altro che salsicce, una omologazione, mi spiace per i croati, io amo la Croazia, ma veramente hanno poca fantasia e poca creatività. Entrare alla parte bassa di Zagabria, sì, e domani mattina al mercato, che siamo degli amanti del mercato. Sì, bello, è vero. Ci piace mangiare così. Stiamo girando Zagabria, la parte nuova, la parte bassa, e questo qua che abbiamo alle nostre spalle è il Museo Mimara, museo di storia. Siamo sulla seggiovia più corta al mondo. Infatti siamo già arrivati. Siamo arrivati. Finito il video, ciao, arrivederci. Abbiamo appena preso la funivia più corta al mondo, praticamente sali e scendi. Sì, fa 20 secondi. Però ha permesso di fare, di evitare una lunga scalinata a piedi. Che abbiamo già fatto. Che abbiamo già fatto. E quindi qua siamo nella zona dei mercatini con le salsicce. Evviva la salsiccia. Siamo in una conoba, che quindi è una trattoria tipica qua in Croazia. Oh, posso dire. Buongiorno, stiamo per lasciare Zagabria, siamo a Zagreb Camp, adesso andremo a vedere il mercato se riusciamo a parcheggiare il camper al centro di Zagabria e poi raggiungeremo, ci avvieremo almeno per Belgrado. Ecco, stamattina fa veramente freddo, è tutto ghiacciato. Ecco, siamo qui appunto al Zagreb Camp, che è uno dei pochissimi campeggi aperti in Croazia, in questa zona qua. La Croazia non è molto friendly per il camper, anzi sconsiglio a tutti di dormire wild in giro, non in strutture organizzate appunto come i campeggi o le aree soste. Aree soste che peraltro non c'è, perché qua è penale dormire all'aperto, diciamo nei parcheggi. Succede che la polizia del posto arriva, a me è già capitato, ti prende giù la targa alla sera, poi ti bussa al mattino, magari tu dici furbamente che sei appena arrivato, loro ti dimostrano che sei stato lì tutta la notte. Per fortuna a me non ha dato la multa, ma comunque qua in Croazia è tutto penale, quindi vuol dire processo per
per direttissima praticamente, poi alla fine paghi, ti restituiscono camper e documenti e via si riparte. Quindi attenzione ragazzi. Allora, siamo arrivati al mercato di Dulac. Vabbè, si scrive Dulac. No. Vabbè, siamo arrivati al mercato qua di Dulac. Vale dice così, per me Dulac. Poi verificheremo. E sì, è mezzo vuoto perché è il 3 di gennaio, quindi probabilmente non si sono approvvigionati. Comunque abbiamo fatto un po' di spesa perché stasera dormiremo wild e senza acqua perché ci siamo dimenticati di caricarla. E ovviamente è sempre colpa tua, zitta. E boh, basta. Ciao. Da notare lo zaino come va in giro. Non è carta igienica. Un grosso fiume e ci stiamo recando vicino a siamo in un parco naturale e andremo in un campeggio chiuso, però dove il titolare gentilissimo ci ha detto che ci fa stare lì, ovviamente in libera, senza lacci a corrente e quant'altro. The network is here very low, but over there we have wifi. Go over, have a brandy on me and relax. Okay. Allora, siamo qua ospiti da Joseph. No. E Joseph ci hanno ospitato qua in questo bellissimo posto e adesso ci stanno facendo vedere moneta, banconote vecchie che della Jugoslavia, che ormai non ci sono più. E siamo veramente in un posto particolare, carinissimo, ci hanno dato l'acqua dal pozzo perché siamo senza acqua e qua ci sono anche due spenti di gattini. Sì, ce l'hai di qua, sta mangiando. Eccolo qua. Che si fa le unghie di zaino. Givele. 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 Cin cin. Cin cin. Cin cin in italiano. Cin cin. Cin cin. Com'è, Vale? È come la grappa. Prendo fuoco. It's not too strong. Ecco, ci sta facendo vedere la sua collezione di alcolici. È un militare dell'ex Jugoslavia. Questo è un tatuaggio che si facevano solo i militari per far capire che appartenevano al corpo della milizia dell'ex Jugoslavia. Dunque, siamo qua in una specie di campeggio molto approssimativo, molto spartano, che però sarebbe chiuso, ma il proprietario ci ha fatto stare. Siamo nel nulla, a sud della Croazia, al confine con la Bosnia Erzegovina, e va bene, quindi una bella esperienza. Siamo in libera, quindi senza allacciamenti né nulla, e ci hanno ospitato un vecchio signore qua del posto, che ormai è un contadino, in una casetta veramente... quattro pareti, senza mobili né niente, con una stufetta, ed è la sua casa dove vive. Abbiamo mangiato, adesso giocheremo in camper. È bello perché torniamo un po' bambini, giocheremo a memory card stasera, e io una tisana, lei continua a imbriagarsi di vino rosso. Bene, a domani. Cosa fai in giro tu? Ti fai la pipì addosso perché sei emozionato. Adesso stiamo andando a visitare con Joseph e Joseph, yeah. Visitare il ristorante. Yeah. Allora, stiamo visitando qua i dintorni.
siamo praticamente sul fiume Sava, e di là del fiume Sava c'è praticamente la Bosnia Erzegovina, quindi siamo proprio al confine Croazia-Bosnia. Joseph ci farà vedere il suo ristorante, che adesso è chiuso perché non c'è proprio nessuno. È molto, veramente molto ospitali. Wow! Wood. Yes. Everything wood, yeah. Wow, but what is this? Water mill for flour, for making bread. Yeah? Yes, yeah. Yes, yes. In the water? In the water, yes. Praticamente questi sono dei mulini per macinare la farina direttamente sul fiume per fare appunto il pane. Questo qua praticamente sono le foto di un film che hanno girato qui, proprio dove siamo noi, e questo qua è Joseph, questo signore qua, eccolo qua. Queste sono foto storiche. Allora, praticamente questo è un maiale domestico, tipico qua della zona, che è spesso allagata dalle piene del fiume Sava, ed è in grado di andare sott'acqua, nuotare, cacciare i pesci e mangiarseli. Incredibile, una curiosità. Ecco, ci sto facendo vedere questa casa antica che è stata ristrutturata e nella quale hanno realizzato delle camere per gli ospiti, ma veramente belle, confortevoli e calde, perché c'è tanto tanto legno. Veramente non pensavo di trovare anche i bagni nuovi, quindi per chi vuole venire qua a pescare e divertirsi e fare una vacanza in mezzo alla natura è il top. Stiamo costeggiando il fiume Sava, e praticamente tutta questa regione è molto molto ampia. In questo periodo dell'anno è completamente ricoperta di acqua, quindi non si può far altro che stare sulla strada principale. Dunque, qua è il confine, è Croazia-Serbia, stiamo andando a Belgrado e speriamo accettino le carte d'identità. Noi ci siamo informati che dovrebbe, perché non abbiamo i passaporti. Noi siamo dei viaggiatori un po' improvvisati, non è che siamo intanto a farci menate, organizzative, meditate. Allora, siamo a Belgrado e il tempo purtroppo è cambiato. Ieri ho detto che siamo fortunati che c'è sempre il sole. Bene, stamattina nevischia. Questo è il posto in periferia di Belgrado, e per chi volesse venire, questi qua sono i riferimenti. Eccolo qua, esattamente l'indirizzo. È un'area sosta, perché ci sarebbe un altro campeggio, ma è molto lontano dal centro. Qua invece siamo a 3 km dal centro, quindi con i mezzi è facilmente raggiungibile. Comunque costa 10 euro, si mettono qua nella cassa, al giorno, si mettono qua nella cassetta prima di partire. Adesso andiamo a trovare un parrucchiere per lavare. Per lavarmi i capelli. Qua in un centro commerciale vicino all'area sosta, facciamo un po' di spesa, poi andiamo a mangiare e poi oggi pomeriggio andremo a Belgrado centro. Allora, abbiamo appena preso un taxi per la modica cifra di 4 euro, quindi niente, molto economico. Abbiamo cambiato alla banca, abbiamo prelevato per il miglior modo per non farsi fregare, quindi io cambio sempre in banca e non chiedo mai il tasso di cambio garantito, perché è una fregatura, quindi faccio applicare quello, il tasso di cambio alla mia banca, che sembra più conveniente. Siamo nella fortezza in centro Belgrado. Questo qua praticamente è un gate, quindi una porta d'accesso dalla fortezza verso il fiume Sava. Questa è la fortezza che si affacciava sul fiume Sava, che comunque là in fondo, eccolo là, sfocia nel Danubio. Questo qua è il fiume Sava. E qua è dove si immette nel Danubio.
questa è una via nel quartiere vecchio di localini, bar, un po' bohemien, e adesso cercheremo un posto dove farci l'aperitivo. E oggi nevica. Oggi nevica, ieri sera abbiamo mangiato in una trattoria serba, abbiamo mangiato bene, speso pochissimo, abbiamo mangiato piatti anche abbastanza costosi e tipici, abbiamo speso 35 euro in due, quindi veramente 17 euro a testa. E giriamo in taxi perché costa poco. Oggi vedremo il museo di Tito e poi faremo anche una gita sul Danubio con questo bellissimo tempo in barca. Allora, questa è la chiesa ortodossa più grande al mondo, è il tempio di San Sava. Questo è il museo dell'ex Jugoslavia, una parte importante dedicata a Tito. Oggi è domenica, vediamo se è aperto. Abbiamo visitato il museo della Jugoslavia, dove c'era la tomba di Tito. È stato molto molto interessante, anche se non c'era guida in italiano, qualcosa in inglese abbiamo capito. Comunque è già da tempo che voglio approfondire la storia, lo farò subito. Dunque, allora, questo qua è il fiume Sava e là si immette nel Danubio. Ovviamente il Danubio, io essendo un pescatore, ha una storia, un mito incredibile, un corso d'acqua importantissimo e soprattutto popolato da siluri che sono proprio originari di qua. Poi sono arrivati anche da noi, ma qua sul Danubio è proprio l'abitata del Siluro. E ovviamente per me queste chiatte, queste barche, barra sull'acqua, hanno un fascino che è irresistibile. Guarda che roba, che roba. Mi ricorda tanto il nostro fiume Po, dove peraltro abbiamo fatto un bel viaggio io e Valentina. Anzi, metto qua sopra l'informazione dove andarlo a vedere qua in alto. Siamo qua in riva al Danubio in un ristorante abbastanza in, ce lo possiamo permettere perché non costa molto la serie. Bello, accogliente, tanto legno, caldo, c'è anche un caminetto acceso qua, non so se si vede. E io ho preso un filetto di persico che penso sia la Lucio Perca, ora Sandra così chiamata, Zander la chiamano, e Valentina non so cosa ha preso. Comunque stiamo aspettando le 2:30 e poi prenderemo il battello per il viaggio sul Danubio. Ok, ci imbarchiamo per la gita sul Danubio. Perfetta? Sì. Ecco qua il nostro tavolino. Qua si può fumare dappertutto, quindi ormai soprattutto alla valle. In questo momento stiamo per uscire dal Sava
e metterci sul Danubio. Praticamente dietro quella curva lì, qua, cioè, questo qua è tutto il Danubio, mentre questo qua è ancora il Sava. Danubio che nasce nella foresta nera in Germania e sfocia nel Mar Nero. Il delta del Danubio praticamente si estende tra la Romania e l'Ucraina. È il secondo fiume più lungo del continente ed è circa 2800 km. Nuova di Belgrado, al di là del fiume Sava, Novi Beograd. Che Belgrado, vi ho scoperto, vuol dire città bianca, grade città Beo bianca. Quindi qua tutti, ovviamente, è tutto un centro commerciale, niente di che. Ecco, siamo entrati nel quartiere Zemun, e dove c'è una via abbastanza famosa di ristoranti e bar lungo il Danubio, molto frequentata. Questa è un'altra chiesa ortodossa. Dove c'è birra, pub e musica metal è top, perché mi ricordo i miei momenti giovanili. Comunque, per far capire il costo, qua in Serbia una birra stout da 0,25 e un bicchierone pieno di vino 3,50 euro tutte e due. La Serbia è molto economica per noi dell'ovest, diciamo. Pescati qua nel Danubio. Allora, siamo in un ristorante in riva al Danubio e ovviamente ho proposto a Valentina di mangiare il pesce del Danubio. Quindi qui abbiamo il delucio perca impanato e fritto e qua della carpa, smoked carp, cioè carpa affumicata. Io che non mangio la carpa saranno più di 30 anni, perché da noi è considerato un pesce non nobile, mentre qua invece è considerato un pesce nobile, proprio l'opposto. Sembra bene. Carne, cioè, se vero... sì. Ma falla vedere, sembra bene. Carne. Stiamo lasciando Belgrado, dove nell'area sosta il titolare è un signore gentilissimo e appunto ci è andato a caricare la bombola di gas, perché qua in Serbia, anche in Croazia, gli attacchi sono più grossi, quindi non puoi dare la bombola e prenderne un'altra come si fa da noi in Italia, ma devi caricare le bombole che hai oppure prendere degli adattatori, ma poi comunque ti dovresti tenere e portarti a casa delle bombole che alla fine non ti servono perché sono diverse dalle nostre. E niente, adesso cercheremo di raggiungere un posto vicino al confine con la Macedonia, sempre in Serbia, e domani entreremo in Macedonia. Ci avviciniamo alla Macedonia e quindi all'influenza ottomana turca. Oggi siamo a un'ora e mezza dal confine con la Macedonia, per ora siamo ancora in Serbia. Siamo in un campeggio, gli unici in un campeggio che hanno praticamente aperto solo per noi, perché ieri sera era il Natale ortodosso. Quindi adesso sono le 10, la Vale si farà una doccia qua in camper e dopodiché si va e si va in Macedonia. Operazione chimico. Sì, va. Questo è il campeggio dove abbiamo dormito. Eravamo soli, comunque c'era tutto il necessario,
comunque belle piazzole piano. Ecco che mi lascia qua se ne va. Siamo qua nelle campagne serbe, ormai al confine con la Macedonia. Diciamo che ci siamo persi, non siamo riusciti a prendere l'autostrada che è nuova e quindi il nostro navigatore non la segna, e così stiamo facendo la vecchia strada che congiungeva appunto poi Belgrado a Skopje. La dogana per entrare in Macedonia. Quella è la bandiera della Macedonia. Allora, praticamente siamo arrivati al confine con alla dogana per entrare in Macedonia e non sapevamo che ci vuole la green card perché comunità non europea, cioè siamo fuori dalla comunità europea. Per cui la puoi fare in banca, sono 110 euro, mi ha scritto su un foglio. Poi mi ha corretto, ha cancellato, fa no, mi ha fatto così, 50. Dentro il documento mi fa 50 euros in the document and shut up. Allora ho preso 50 euro, li ho messi dentro al documento, al libretto del camper, gliel'ho data, si è preso 50 euro, prego potete andare. Ecco, cioè poca corruzione ma proprio alla luce del sole, eh? Ecco, poi gli darò la mancia per la pulizia vetro. Madò, che stile! Pure doppio, che pirla. Carico dell'acqua in autostrada dalla fontanella. Bene, questo è il parcheggio dove ci fermiamo questa notte e anche domani. Siamo nella capitale della Macedonia, a Skopje. Il parcheggio dovrebbe essere sorvegliato, abbiamo dato 5 euro di mancia al parcheggiatore, ne daremo altre 5 al guardiano notturno, 50 l'abbiamo già date alla polizia, bene, giusto? Economica. E speriamo, incrociamo le dita, va. Questo è il famoso ponte di pietra, the Stone Bridge, e che ancora oggi si può vedere e che conduce poi alla fortezza là in fondo, non so se si vede. Allora, devo dire che il primo impatto è veramente suggestivo. Primo perché c'è questo fiume bellissimo. Poi per i ponti, che è uno più bello dell'altro, arricchiti con queste statue. In fondo là c'è una fortezza medievale. Questi palazzi veramente imponenti. Tenendo presente che ci fu un grosso terremoto che distrusse tutto. E quindi pian pianino ancora la stanno ricostruendo in parte. Ecco, il terremoto mi sembra che fu nel 1962, e distrusse praticamente tutta la città. Quindi in parte è stata ricostruita in modo moderno, ma la parte, molte parti vecchie sono andate perdute. Questa è la statua di Alessandro Magno, davvero enorme, che portò allo splendore la Macedonia. Dopo la caduta dell'impero romano, purtroppo passò da un impero a un altro, e quindi fu una terra molto travagliata. Passò poi all'impero ottomano, da cui prese molte influenze nella cultura. E chi ci dorme ai piedi della statua? I cani randagi, che come dicevo sono molto ben tollerati e anche curati in qualche maniera. Anche quello, vedete che hanno tutti la marca sull'orecchio. La bandiera della Macedonia.
Ci sono dei cucciolini, tanti. Uno sta sbucando là. Abbiamo trovato la mamma che ha una marcatura sull'orecchio, perché la Vale diceva che anche in Turchia sì, vivono così per strada, però sono monitorati dal comune. Ci sono molte statue nella città, non solo storiche ma anche artistiche. E adesso stiamo salendo sulla fortezza per dare un'occhiata a Skopje dall'alto. Pensa a te che accesso che hanno fatto. Ma praticamente la città è stretta e lunga perché è incastonata tra le montagne. Si sviluppa più che altro in lunghezza. Birrettina? Birretta, pausa. Niente, siamo entrati in un locale, ma volevamo una birra, ma non tengono alcol. Probabilmente dedicato alla parte musulmana. Allora, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. La Vale è l'organizzatrice ufficiale del viaggio, quella che decide dove andare, cosa fare. Quella che si becca i cazzettoni quando poi non fa bene. Io sono quello passivo, diciamo. No, io guido, però. Ma sì, io sono un po' approssimativo. Alla fine mi sono rotto i coglioni di guardare tutto nella guida dove devo andare. Mi piace andare, viaggiare, dove cazzo sono. Quindi non importa, l'importante è viaggiare. Non è che se uno guarda il museo sa esattamente come si chiama il nome, allora, cioè, il viaggio io lo intendo in un'altra maniera. E comunque, aperta e chiusa parentesi, è solo per giustificare il fatto che non ho la memoria, non mi ricordo dove cazzo vado. Andiamo al ristorante a mangiare. Mangiare e bere, come certo, sempre. Per cambiare. Solo noi. Ha dei discorsi molto molto suggestivi, devo dirla. Questo ponte è incredibile, tutta una statua, è molto illuminato. Bene, a Brindisi da Skopje in Macedonia. Allora, bello in tutti questi paesi dell'est è che si suona. Un cameriere invece ci ha raccontato del Natale ortodosso, che è un'usanza preparare un grosso pane con dentro una moneta. E poi si divide questo pane e a chi trova la moneta sarà un anno fortunato. Stiamo percorrendo lo Stone Bridge, il ponte di pietra, per poi arrivare al bazar, che non mi ricordo come si chiama. Old Bazar, comunque i bazar vecchi, che sono praticamente lì da centinaia di anni, soprattutto il mercato finale dove poi compreremo frutta e verdura. Ah, e diciamo era il mercato dove un tempo cristiani e musulmani si incontravano, quindi era una zona comune che li accomunava, ognuno aveva le varie, ogni strada era divisa in un certo tipo di, che ne so, quella delle scarpe, quella dei gioielli, adesso ovviamente è rimasto poco del mercato di un tempo. Qualcuno si fa pulire le scarpe. Qua è un'usanza, come anche tutte un po' le parti asiatiche. Ha ha.
tutti orefici. Loro giallissimo. Siamo nel museo dedicato a Madre Teresa di Calcutta, che è nata proprio qui a Skopje, e diciamo c'è la ricostruzione di quella un po' che è la casa tipica macedone agli inizi del Novecento, e si possono vedere anche varie fotografie della vita di Madre Teresa. Ecco, questa è la cappella sopra il museo dedicato a Madre Teresa di Calcutta, dove comunque fanno cerimonie cristiane tre volte alla settimana. Bene, eccoci arrivati al nostro camping, quindi il nostro parcheggio, dove abbiamo passato una notte tranquilla, tranquillissimi. Adesso pranziamo con questi asparagi che la Vale mi ha fatto prendere. Ecco, ovviamente. Per l'ennesima fregatura, e volevo anche dire una cosa a proposito. No, e consiglio a chi viene qua a Skopje di stare un po' all'occhio, perché ci hanno dato un paio di fregature. Abbiamo preso degli asparagi, due pere, abbiamo speso 20 euro, tenendo conto che ieri abbiamo cenato in uno dei migliori ristoranti qua della zona, in due, mangiando carne, mangiando tanta roba e vino buono, abbiamo speso 35 euro in due. Quindi Skopje è molto molto economica, solo che bisogna stare attenti. Oggi abbiamo pulito le scarpe, e alla fine erano 6 euro, alla fine ce ne ha presi 10. Cioè, capisco che per noi non è tanto, però bisogna, se un prezzo è giusto, però la fregatura no. Ecco, e un altro consiglio che vi diamo: a differenza di Belgrado, che non cambiano moneta metallica, gli euro metallici non li prendono, solo carta, qua invece è molto ben accetta la moneta, e siccome appunto la spesa media a volte è 1 euro, 2 euro, 3 euro, conviene avere moneta metallica, perché se hai euro grossi non te li cambiano, se hai dinari grossi quando li tiri fuori te li pigliano e si fanno i conti loro, e quindi ti fregano, come c'è già successo. Quindi il consiglio è di cambiare, avere dinari piccoli, cioè pezzi da massimo da 100 dinari. Comunque più che stavamo considerando, vale comunque più le moschee che le chiese, quindi sicuramente la maggior parte della popolazione in queste zone è musulmana. Siamo in mezzo alle montagne, al confine col Kosovo, e stiamo andando al lago Iorit. Molto bello, al confine a sua volta, è sempre in Macedonia, ma al confine con l'Albania. Adesso siamo fermati qua a bere un tè caldo, comunque non fa freddissimo, siamo un po' più a sud. E abbiamo fatto il ripieno di benzina e siamo veramente chilometri e chilometri di nulla che abbiamo fatto in camper. Bene ragazzi, anche oggi queste 4 ore di viaggio, ma siamo arrivati. Questa è la vista che c'è praticamente fuori dal nostro camper. Siamo praticamente quasi dentro al lago, sul lago. Adesso siamo stati invitati dal proprietario per il grappino, porca miseria. Tanto per cambiare, ecco, questo è il benvenuto con un tè e una grappetta. Tè e grappa. Bene, ce l'abbiamo fatta, siamo in campeggio, adesso ci rilassiamo, perché comunque c'è sempre un po' di tensione tra gli spostamenti, perché allora sono 5 giorni forse che non incontriamo neanche un camper. Siamo gli unici turisti in tutti i posti dove siamo andati col camper, no, non gli unici turisti, gli unici turisti camperisti. Vabbè, quindi ovviamente abbiamo scelto sia un viaggio particolare, anche un periodo particolare, essendo gennaio. Di solito qua c'è sempre neve ovunque, invece stiamo beccando delle bellissime giornate di sole. E la sera in camper cosa si fa qua? Un po' di blues sottofondo e
pokerino. Ma pokerino come lo facciamo noi? Abbiamo dato 500 euro di fish virtuali, ovviamente. Alla fine del mese chi ha più fish vince e deve offrire, l'altro che ha perso deve offrire la cena a chi ha vinto, quindi ci giochiamo una cena praticamente. Eccoci qua al mattino, la nostra routine. Vale sta facendo, preparando colazione per me. Scendiamo e vediamo cosa c'è fuori da qua. C'è il lago. Cos'è? Mi hai fatto la frittata? Bella, buona frittata. Che stronzo. Siamo qui al lago di Orrid, di primo mattino più o meno, perché sono circa le 10. Fabri, dopo una succulenta colazione, si dà allo sport. Allora, dal campeggio stiamo andando a piedi a Struga, che sono circa 4 km, quindi un'oretta a piedi. E purtroppo constatare il solito problema dei rifiuti. Veramente tanti rifiuti, malgrado sia un luogo vicino a una riserva naturale dove c'è un bellissimo lago. Questo qua è il cartello che indica che qua c'è un museo. E questo è il museo. Allora, questo è un capretto con due teste. E già questo sarebbe già inquietante di suo. No, una cosa io inquietante. Pensavo che dagli anni 20 non esistessero più questi musei. Cioè, devo dire che è veramente inquietante. No, giuro, una casa degli orrori. Cioè, no, si paga anche. C'è un senso di angoscia che sta crescendo, diciamo. La Vale ha detto che fa domanda per fare la guardiana di questo museo per un mese. Qui siamo nella via principale di Struga, questa piccola cittadina sul lago di Orrid. Adesso prendiamo un taxi, cerchiamo un taxi e andiamo a Orrid City. Bene, qui siamo al centro di Orrid, che è decisamente più carina di Struga. Là svetta un minareto, là un altro. E là c'è una chiesa ortodossa. Questa è la parte vecchia, con le case ancora come erano una volta, dei vicoletti ben lastricati. Siamo qua con Ivo, che è un artigiano che lavora il legno, e ovviamente cose un po' più preziose. This is a traditional Orrid wood carving, okay. Yes. Questo è il metodo tradizionale di incidere il legno, legno di noce. No, I learned from my father because the school now is closed. Okay. And this craft is only passed in a few generations, in a few families here from generation to generation. Ha imparato dal papà, dal padre, e beh, direi che you learned it very well. Thank you very much. Questo è un po' più turistico, diciamo, meno, però ci è piaciuto e abbiamo comprato questo. Ecco, che appenderemo in camper. Thank you. Okay, very much. Okay. Thank you. No, devo dire che non ce l'aspettavamo. Questo paesino è veramente grazioso. Abbiamo trovato qualche informazione, quindi questa è la cattedrale di Santa Sofia ed è una delle, diciamo, delle più importanti chiese medievali di questa regione. E siamo qua usciti dal piccolo villaggio di Orrid, molto grazioso, e qua troviamo una passerella sospesa sull'acqua, sul lago. Adesso ci inerpichiamo, abbiamo visto in lontananza una chiesa che dovrebbe essere un monastero.
Vorrei far vedere la dimensione del menù. Siamo in un ristorante bellissimo qua in riva al lago di Ohrid a mangiare una trota tipica del lago che si chiama Ohrid Trot. Allora, questa qua è la trota tipica del lago di qua, endemica, che si nutre di plancton. La Vale sta dando da mangiare vero. I gatti sotto al tavolo. Non è assolutamente come, vero che sta dando da mangiare i gatti, okay. Non è vero. Bene, finito il nostro soggiorno al lago di Ohrid e siamo in partenza per Tirana. Quelli sono i gabbiotti dove Fabri è dovuto andare a fare la carta verde perché ce l'abbiamo, ma vale dappertutto meno che in Albania. Ora arriviamo in Albania, usciamo dalla Macedonia e io ovviamente espongo invece la mia bella carta verde perché poi mi sono informato ed effettivamente ce l'avevo in camper, no? Mi fa vedere che praticamente è barrata, cioè può entrare in tutti i paesi d'Europa tranne in Albania con questa carta qua, guardala qua se si vede, cioè barrato a L e Russia. Morale della favola, ci ha trattenuto i documenti, sono dovuto andare a fare la carta verde. E siccome è un camper categoria C, ci è costata, eccola qua la carta verde, ci è costata ben 89 della loro valuta, che non so cosa sia, comunque 90 euro. Quindi per ora di carte verdi 90 e 50 fa 140 euro per passare dalla Macedonia all'Albania. Siamo arrivati a Tirana e adesso troviamo sto albergo che ci permette di dormire lì nel parcheggio pagando 15 euro a notte. Bene, allora siamo arrivati a Tirana e alloggeremo con il nostro camper in questo parcheggio. E il parcheggio dell'albergo Hotel Baron a Tirana, quindi per chi volesse venire. E 15 euro la notte compresa elettricità, i bagni sono dentro, possibilità di fare la doccia. Ora prenderemo un autobus, ecco l'unica cosa che questo hotel è a 3-4 km dal centro, ma c'è l'autobus che passa proprio qua fuori e quindi prenderemo l'autobus e eventualmente anche i taxi, visto che non costano tanto. Trasporto locale. L'autobus è pieno e c'è un addetto che passa da tutti a fare il biglietto, non il conducente ovviamente. Ma eccoci giunti al centro di Tirana con l'autobus. Impressionante la quantità di autobus e il traffico che c'è, veramente trafficatissimo. Questa è la torre dell'orologio, adesso vediamo se riusciamo a salire. Purtroppo è chiusa perché è aperta solo lunedì, mercoledì e sabato. Questo è l'albergo Plaza Tirana 5 Stelle, che è il punto di riferimento per chi volesse scendere con la bus in centro. Da fuori è molto riconoscibile perché è una struttura enorme. Adesso vedo se riesco a riprenderla. Ecco qua siamo alla moschea. Centro molto grande e vediamo se riusciamo a entrare perché eccoci arrivati nel cuore di Tirana, questa enorme piazza dove ci sono stati per anni e anni durante il comunismo i comizi e le più importanti la propaganda, che si chiama Skanderbeg. Spero di averlo nominato giusto. Ecco, però si è stati sfortunati perché la torre dell'orologio è chiusa, non si può salire. Questa che è considerata una delle moschee, questa qua con l'impalcatura, si vede solo il minaretto, è considerata una delle moschee più belle dell'Albania, la stanno restaurando. Ecco, qua si può vedere la statua di Skanderbeg a cui è intitolata la piazza, che è un eroe albanese che ha diciamo sconfitto gli ottomani. Dunque siamo stati qua all'ufficio del turismo in centro, praticamente non ci ha neanche quasi considerato e non c'è né un'accoglienza né nessuno al desktop
e neanche volantini o brochure in italiano. Insomma, per essere in centro a Tirana è un po' deludente questo. Allora, questa è una chiesa sempre qua in centro, enorme. Questa è una chiesa ortodossa, molto grande. Aperta. Mi sa che sta per chiudere. L'immancabile kebab. Questo è l'interno di un vecchio castello che hanno, diciamo, rimesso a nuovo, creando una via, una piccola via all'interno, con tutti i locali e ristorantini per lo più italiani. Allora, assaggiamo il raki albanese, offerto da Jürgen. Allora, cin, in albanese si dice? Gëzuar. Ah, è troppo difficile. Va bene. Menù tutto al tartufo. Ecco qua. Qua è menù tutto al tartufo. E siamo praticamente in centro a Tirana. Ecco, questo è il bar. Ecco, quindi se venite qua chiedete di Jürgen, dite che è un amico di Fabrizio e ti tratta bene. La Vale è riuscita a portarmi in una vera trattoria albanese qui a Tirana, che si chiama Oda. Hanno detto che si mangia molto bene, sicuramente l'ambiente è veramente, veramente caratteristico. La Vale si vergogna dei suoi capelli, invece per me è la, mi piace molto di più questa sono versione stile, così. Rasta wild. Allora, quando arriva da mangiare non riusciamo mai a fare il video subito perché praticamente ci fiondiamo sul cibo e lo finiamo immediatamente. Quindi le melanzane che abbiamo mangiato, che erano eccezionali, non ci sono più. Però vi assicuro che questo fegato qua, che ha un nome particolare, cucinato con del formaggio loro, questo qua, ragazzi, è una roba che a chi piace il fegato è una roba ottimo, fuori di testa. Agnello stufato nel forno a legna, cioè una roba tenerissima. Ragazzi, non sapete cosa vi state perdendo. Abbiamo speso 2610 lek, che sono 22 euro. Ottimo e abbondante, direi. Pronta in tenuta foto. E non ci facciamo mai mancare i mercati, quindi anche stamattina il mercato di Tirana. Allora, abbiamo preso un paio di branzini, delle sogliole. Allora, questo qua è il museo delle spie che volevamo andare a vedere ed è chiuso. Allora, devo dire che a livello turistico lascia molto a desiderare. Ecco, questo è il museo di storia dell'Albania. Allora ragazzi, purtroppo il museo è chiuso. No, c'è un cartello che hanno tradotto dei due ragazzi inglesi molto simpatici. È chiuso perché il terremoto che c'è stato poco fa a Durazzo, ricordiamo che siamo nel gennaio del 2020, ha provocato anche dei danni in questo museo qua, quindi l'hanno chiuso. E vabbè, allora siamo anche un po' sfortunati. Allora, abbiamo trovato una vecchietta simpaticissima, poi metteremo la foto, Vale gli ha fatto una foto, che stava facendo a uncinetto delle calze in lana, e abbiamo preso due paia, uno per Vale basse e uno per meate, e abbiamo speso 10 euro, fatte a mano a lana, cioè per tutte e due 10 euro. Era contentissimo. Ma l'abbiamo più fatto per fare un'opera di bene, che non perché ci servano le calze, ovviamente. Oggi a pranzo ci trattiamo bene, tanto per cambiare. Siamo qua in un ristorante, abbiamo preso una coda di rospo, quella lì, però quella più grande, che è già andata in cucina, l'abbiamo scelta qua nel banco del pesce fresco. Ecco qua la nostra rana pescatrice. Grazie.
Ecco, allora praticamente siamo qua alla dogana della barriera col Montenegro, usciti dall'Albania, e ci hanno detto di entrare in questa specie di garage per un controllo. Non so se si vede, ma lì sotto alla macchina c'è praticamente delle scale, perché guardano praticamente sotto per vedere se contrabbandi qualcosa, eccetera. Quindi ci farà la perquisizione del camper. Ecco, Fabri è sceso, ci stanno facendo il controllo documenti, di nuovo carte, poi perquisiranno il camper. Abbiamo passato il controllo, ho guardato i documenti, è entrato dentro in camper, ha guardato in bagno, ha chiesto se nascondevo droga e alcol, ovviamente gli ho detto di no. Ma anche fossi stato un contrabbandiere, cioè, anche se sei un contrabbandiere e nascondi droga, glielo dici, no? Stiamo costeggiando il lago, non mi ricordo come si chiama, Scutari. Ok, Scutari. Scutari, che è uno, anzi è il lago più grande dei Balcani. Bene, stiamo entrando in Podgorica, siamo arrivati e questa è una zona un po' periferica, perché il campeggio dove ci fermeremo è a 3-4 km dal centro, che raggiungeremo poi coi mezzi. Ecco, la Vale, la prima cosa che ha fatto quando siamo arrivati, non è vero, è ovviamente dare da mangiare al gatto. Autocamp Izbor. Izbor, diciamo appena fuori Podgorica. Allora, siamo tra le montagne e soprattutto qua sotto passa un fiume che devo dire ha un'acqua cristallina. Allora, siamo appena arrivati dal campeggio, in taxi ci ha lasciato qua al centro, all'inizio del centro, e abbiamo speso 4,50 € di taxi dal campeggio, quindi vale la pena muoversi coi taxi. Anche perché qua non c'è, dove il campeggio non c'è molta alternativa. Sì, qua tra l'altro non c'è alternativa, ma anche in altri posti sì, dove potevamo prendere i mezzi. Ecco, allora, le cose principali da vedere sono la torre dell'orologio, che è dritto, la prima qua, poi c'è una moschea importante del XVIII secolo, sempre dritto, un'altra moschea a destra, qua il castello e lo stone bridge, il ponte di pietra. L'ora della preghiera, l'Iman sta cantando. Allora, qua siamo al Millennium Bridge. Devo dire che ci siamo un po' persi per il centro, perché le indicazioni sono un po' mancanti. È domenica, non c'è in giro nessuno e non abbiamo attivato la connessione perché costa 6 euro al giorno. Adesso ho dovuto attivarla e infatti abbiamo ritrovato un pochettino la strada e siamo al Millennium Bridge, che dovrebbe condurci verso la parte un po' più moderna. Stiamo passando sopra il fiume Moraka, se la pronuncia è giusta. Siamo alla fine in un pub irlandese per una Guinness e via, e tra un po' andiamo al ristorante. Questa è la Novigrad, la città nuova, con tutti i locali e gli alberghi un po' più in. E come addobbi natalizi devo dire che sono forse i più carini a livello di design che abbiamo visto. Anche se è finito Natale. Sì, è finito Natale, anche l'Epifania, che tutti gli addobbi porta via, ma in questo caso... Per raggiungere il ristorante sto facendo una deviazione. È una pedonabile lungo un canale, un fiume insomma, molto romantico, perché voglio essere romantico. Sì, stava per cadere. Ecco, sì, stavo per cadere giù dai gradini. No. La Vale ha preso il cacamac, che è un piattone di formaggio, patate formaggio, e 5 kg di... No, ma prendilo in mano che fai vedere qua. No, no, è tipo una... Cioè, è veramente 5 kg, una polenta, un... Stavo dicendo, lì c'è il camino.
Bene, buon appetito. Buon appetito. Corsettina. Sono venuto a correre stamattina dal campeggio, come spesso faccio, e ho trovato una discesa verso il fiume e merita vedere le acque cristalline. E questa di oggi, ragazzi, è la mia postazione di yoga. Ciao bellissimi, ciao. Qua c'è anche un gruppo di cagnolini bellissimi. Uno che è mordicchione. Allora, cuoca, cosa abbiamo oggi a pranzo? Oggi abbiamo branzino con verdure, olive taggiasche e porro. No, per chi pensa che magari in camper è un luogo di privazione, assolutamente no. Tra l'altro, vabbè, questa è la cucina, per chi magari non sa cos'è un camper. Eh beh, magari c'è gente che non... Questo è il, diciamo, salotto, tavolo, che volendoci si sta in quattro, che c'è una poltrona lì, 1, 2, 3, 4. Abbiamo la nostra autoradio con subwoofer. Dopodiché, certo, qua abbiamo freezer, c'è dentro altro pesce e ci sta tanta roba, frigo come quello di casa, sta dentro tutto quello che si vuole. Sì. Poi qua abbiamo il bagno, toilette col chimico. Questo è un bagno che volendo si trasforma in doccia, perché basta spostare questo qua e diventa una doccia. Molto pratico. Io ho scelto un camper piccolo per muovermi meglio e quindi è tutto ottimizzato. Anche qua in cucina abbiamo 1000 cassetti, no? Guarda, scusa. Qua posate, devo mettere posate, pentole, pentoloni. Poi qua la parte notte, quindi c'è un bel armadio con tutti i vestiti, quello che c'è. Qua altri gavoni, mica gavoni. E poi qua il letto matrimoniale per due persone, armadietti che ci sta tanto, e poi c'è un altro letto volendola in alto che si tira giù, ecco qua, si tira giù. Comunque qua c'è un letto spaziosissimo. Dietro abbiamo i gavoni, gavoni molto spaziosi, praticamente un garage, volendo ci sta dentro anche un motorino. Ho 3 bombole del gas, quindi ho riscaldamento autonomo. Quindi qua di solito metto uno scooter, un 150. Questo l'ho fatto installare io, è una ruota di scorta, fatta un porta ruota dentro, c'è una gomma di scorta artigianale. Qua c'è una scaletta, adesso faccio vedere su. Io ho messo queste placche d'acciaio per se si vuole caricare qualcosa. E là ho i pannelli solari per ricaricare le batterie. Ah, e qua ho il condizionatore dell'aria, ovviamente la presa della corrente, abbiamo sempre il 220, carico dell'acqua, serbatoio da 100 litri d'acqua potabile. Questa è una copertina per riparare il camper e tenerlo fatta fare su misura apposta, e per le fredde temperature, ma anche isola anche dal caldo. Direi assolutamente necessario. Questo è un Imer che ha una speciale coibentazione in Pual, che è un brevetto Imer, per cui è un camper molto molto caldo, ecco, d'inverno, e è anche abbastanza più fresco degli altri durante l'estate. Ovviamente abbiamo il WC chimico che funziona, è una cassetta, si mette una pastiglia dentro di disgregante e dopodiché si scarica nei vari chemical WC dei vari campeggi. Ecco, abbiamo praticamente trovato dov'è il ponte vecchio, che adesso lo faccio vedere, però vorrei veramente far vedere la sporcizia che regna sovrana in questo fiume. Cioè, non so se la si vede. Ora, cari amici di Podgorica,
dovete darvi una svegliata, perché anche noi negli anni 80 eravamo un po' schifosi, gli italiani hanno inquinato tutti i fiumi, quindi ci sta che siete un po' addietro, ci mancherebbe, però magari è ora di iniziare a dare una pulita, perché è veramente uno schifo. Poi c'è questo ponte meraviglioso che è stupendo, su questo fiume è incredibile. E una volta, sicuramente prima dell'industrializzazione, questa città doveva essere qualcosa di eccezionale. Adesso le città si valutano solo in base a quanti centri commerciali e negozi di lusso hanno. Poi sotto c'è la merda. Ecco, la civiltà non è questa, ragazzi, è il benessere e il lusso. Quindi bisogna anche curare quello che è la cultura, l'arte e l'educazione civica soprattutto. Appena sopra il ponte ci sono le rovine delle mura e della vecchia città. Pensate, cioè, quando si passano questi tratti storici è bello immaginarsi com'era, doveva essere un tempo attraversarlo a piedi per un viandante o col carro o a cavallo, insomma, e percorrere l'entrata per poi arrivare alla parte vecchia, che era a posto di ristoro e protezione per tutti i viaggiatori. Questa è una delle chiese più importanti di tutti i Balcani, è la chiesa della Resurrezione ed è veramente imponente. Lei vino, io la camomilla di Natale, non c'ho il fisico. Vorremmo capire quando finisce il Natale, però va bene. Merry Christmas, siamo là? No, ma che no? No, siamo al 13. Siamo al 13 di gennaio, Merry Christmas. E sei romantico? C'è il più grosso navigatore che abbia mai visto del mondo. Impressionante. Siamo partiti allora dal campeggio, arriva il fiume, adesso facciamo qua benzina, che comunque dovrebbe costare meno che in Croazia, che raggiungeremo tra poco per andare a Dubrovnik. È sempre meglio viaggiare tutto pieno, perché non si è sempre sicuri di trovare elettricità, acqua, benzina, eccetera. Quindi viaggiare sempre a pieno carico di tutto. Questo? Allora, questo è uno dei palazzi più nuovi e moderni che hanno fatto, e pensavamo fosse un centro commerciale, in realtà no, sono un palazzo di uffici. Allora, eravamo convinti, siamo usciti dalla frontiera del Montenegro ed eravamo convinti di entrare direttamente in Croazia, ignoranza nostra, e invece siamo in Bosnia e Erzegovina, quindi adesso faremo un pezzettino piccolo di Bosnia per poi uscire dalla Bosnia e di nuovo entrare in Croazia, che stiamo andando giù verso Dubrovnik. Stiamo passando praticamente in mezzo delle montagne, vista mozzafiato. Ci siamo fermati in un'osteria a Trebinje, appena fuori questa cittadina in Bosnia. Abbiamo mangiato molto bene, un posto molto semplice. Adesso il cafferino e si riparte per Dubrovnik. 30 km, quindi quasi arrivati. Comunque niente, la Croazia ce l'ho nel cuore, niente da fare. Vedo, anche se non siamo ancora in Croazia, vabbè, ma comunque siamo qua a due passi, vedo queste scogliere, il mare, mi sento un altro uomo, mi sento proprio rinascere. Sento che c'ho qualcosa dentro che mi richiama tanto. Sento l'energia entrarmi nelle narici, nei polmoni. Siamo entrati in Croazia, ci hanno fatto la perquisizione anche qua. Cioè, siamo a Dubrovnik, il primo posto dove non riusciamo a trovare un campeggio aperto, un posto dove dormire.
Questo era indicato, ma c'è nessuno. Vedremo stanotte dove dormiremo.